La mia formazione si è determinata nei quartieri popolari di Napoli, perché io sono nato in un quartiere popolare che si chiama la zona dove ci sono gli orefici, al Corso Vittorio Emanuele, al Corso Vittorio Umberto, si chiama Corso Umberto, dove sta l'università. Per cui da bambino ho frequentato le scuole alla zona del Carmine. Per cui frequentavo la piazza Mercato, dove sta la chiesa del Carmine, dove poi si sono svolte le cose più drammatiche della storia napoletana. Poi facendomi grande, queste cose le ho maturate fine a diventare, a concretizzarsi in immagini. E quindi ho affrontato, per esempio, il momento difficile per Napoli del 1799 della Repubblica Napoletana. Già me ne parlavano quando ero bambino che frequentavo le scuole di via Bartolomei Cioccarelli, che è una parallela di Piazza del Carmine, dove c'era una donna che diceva: "Ah, là hanno impiccato una donna, una mala femmina, rimane sta mala femmina", poi vai a vedere, era Eleonora Pimentel de Fonseca.